Salve amici e bentornati nella mia bottega. A dire il vero, bentornato anche a me, perché è parecchio tempo, oramai parecchi mesi, che sto entrando più poco in questa bottega. Sto attraversando un periodo difficile che sta mettendo a repentaglio anche la continuazione dell'attività di questo canale, ma ne parliamo meglio dopo la sigla. Questo periodo difficile, per quanto mi riguarda, è iniziato agli inizi di settembre, ma in realtà già ad aprile è cominciato ad accadere qualcosa che non doveva accadere. Questo ve lo racconto in modo che magari, se capita anche a voi, sapete che può capitare questo e ci state attenti. In pratica, mia madre è andata in farmacia, lì all'ingresso della farmacia c'era un uomo che vendeva, con un suo banchetto, non so bene. Vendeva apparecchi acustici e le ha proposto di comprare un apparecchio acustico dallo strepitoso costo di 5.000 euro. Lei non ha mai voluto nemmeno quelli da 100-200 euro che si trovano su internet, su Amazon, ovunque volete, perché è solo una fregatura, non servono a nulla, non li voglio, ok. E quest'uomo ha avuto l'abilità di convincerla a comprare un apparecchio da 5.000 euro, ma avrebbe avuto compreso nel prezzo anche l'assistenza a vita, la pulizia mensile dell'apparecchio e quant'altro per il resto della vita. Ovviamente ha incassato i soldi, gli ha dato l'apparecchio che non funziona, senza dargli una ricevuta né altro, e non si è fatto più vedere. Per cui 5.000 euro volati via. Per cui ecco, questo ve l'ho raccontato soltanto perché fate attenzione a chi vende in maniera così assolutamente poco onesta questi apparecchi. Andate nei negozi consoni dove vendono queste cose oppure comprateli su Amazon che è meglio. Poi appunto nel mese di settembre, inizi di settembre, ho avuto un'ernia al disco, anzi due ernie al disco. Mi hanno leso il nervo che va alla gamba sinistra e ancora ho qualche difficoltà nel camminare, soprattutto nell'abbassarmi. Quindi per molte attività lavorative ancora sono abbastanza in difficoltà. Dall'inizio di settembre, ora siamo alla metà di gennaio e le cose sono ancora lunghe. Motivo per cui per parecchi mesi ho dovuto smettere l'attività di produrre nuovi video qua per YouTube. Comunque l'attività qui su YouTube è sempre andata avanti, ho continuato a pubblicare video ogni 15 giorni perché ne avevo una bella scorta. Questa scorta doveva servire perché intendevo fare dei grandi cambiamenti qua su questo canale. Dagli inizi di gennaio sarebbe cambiato non tutto, ma quasi. Avrei aggiunto una nuova attività, non solo il restauro, ma anche la finitura artistica o meno di mobili nuovi. E poi avrei attivato gli abbonamenti. Chi era abbonato a questo canale avrebbe avuto un anno di anticipo sulla pubblicazione dei video, cioè io pubblico un video ogni 2 settimane e ogni anno quindi pubblico circa 24 video. E intendevo arrivare ad avere 24 video di scorta che chi era abbonato al mio canale avrebbe appunto visto con un anno di anticipo rispetto a tutti gli altri. Sarebbe dovuto subentrare anche un altro sponsor. Ero sicurissimo che ci sarebbe entrato perché avrebbe avuto tantissimo da guadagnarci, un grosso commerciante di mobili nuovi, artistici, sia moderni che antichi, stile antico, stile moderno o stile antico, nuovi, intagliati, intarsiati e quant'altro. Io avrei fatto, loro mi avrebbero mandato questi mobiletti e io avrei fatto queste finiture e vi avrei fatto sapere dove comprare questi mobili che loro mandano. Potete comprarli anche tramite una semplice email, guardate il catalogo e vi mandano loro a casa il mobile. È una cosa che fanno da tanto. E però non sono voluti entrare in questo gioco
E per cui dopo la disgrazia dell'ernia al disco, questa non è stata da meno perché il mio canale che avrebbe dovuto fare un grande salto in alto, a questo punto questo salto in alto non è stato possibile per appunto la mancanza di questo nuovo sponsor e poi non ho potuto fare tutti questi video, arrivare a 24-25 video di scorta. Motivo per cui non mi è possibile attivare gli abbonamenti. Attualmente ne ho una decina di video e non è possibile attivare gli abbonamenti con così pochi video. Per cui momentaneamente tutto questo non avverrà. Ma i problemi non sono finiti qua. La sera del 13 dicembre nella mia famiglia c'è stato un incidente stradale abbastanza grave. Chi guidava ha perso i sensi e su una curva è andata contromano ed è finita, ha fatto un frontale con un'altra auto. Fortunatamente non ci sono stati morti, ci sono stati quattro feriti, due nell'auto della mia famiglia e due nell'altra auto. Mio padre, fortunatamente, ringraziando il cielo, ne è uscito completamente incolume, senza neanche un graffio. E altre due persone, altri due miei familiari invece se la sono passata un po' meno bene. Mia madre è ancora in ospedale e credo che ci starà ancora per parecchio. Dal 13 dicembre, ora siamo a metà gennaio, quindi è un mese più che va avanti questa storia. Ha avuto parecchie fratture, le hanno dovuto mettere una protesi all'anca, ha ancora difficoltà a camminare e non so se tornerà a camminare come un tempo. Motivo per cui anche per questo non ho potuto continuare a riprendere a fare video. In tutto questo periodo ho fatto 2 o 3 video in cui non lavoro, parlo soltanto perché appunto non ero in grado di lavorare e poi ora che sono in grado potrei ricominciare a fare dei video, ora ho delle difficoltà appunto per tutte queste cose che sono successe. Ho una decina di video, come dicevo, di scorta, il che garantisce ancora circa 5 mesi di attività di questo video. Spero di poter ricominciare presto a fare nuovi video e molto dipenderà dalle condizioni in cui mi ridaranno mia madre. Se sarà autosufficiente potrò continuare a fare video, altrimenti per questo canale la vedo difficile. Forse farò video saltuariamente, un video ogni 2 o 3 mesi, così tanto per non cessare completamente l'attività, ma se mia madre non sarà autosufficiente sarà davvero difficile. E poi, visto che i problemi quando arrivano non arrivano mai da soli, ma arrivano sempre in branco, è arrivata anche una multa dal comune di Tolentino dove abito io, una multa di 488 euro. Perché non abbiamo pagato delle tasse, della TASI, mi sembra si chiamava questa tassa, una tassa che non esiste più. Fortunatamente ho ancora tutta la documentazione che invece dimostra che queste tasse le ho pagate, quindi questa multa non si capisce bene perché l'hanno mandata, hanno perso le carte loro, i documenti che dimostrano che che noi queste tasse le abbiamo pagate, per cui ci hanno mandato la multa. Dovrebbero multare loro stessi, ma multano noi. E ovviamente io ho mandato questa documentazione per email come mi hanno chiesto, ma ancora non è arrivata nessuna risposta. Ora è passato parecchio tempo, ho 2 mesi di tempo per pagare questa multa oppure rivolgermi al giudice di pace. Oramai credo che sia bene che mi do una mossa e telefonare al comune e chiedere se questa multa è stata annullata o meno, che altrimenti scadono i giorni e poi sono costretto a pagarla, anche se già ho pagato tutte le tasse. Dovrei ripagare le tasse con una mora del 30%, se ben ricordo. Pensate che carini. E basta con la multa? Ma assolutamente no, la storia non finisce qua. Dopo la multa è arrivato anche il Covid. Ovviamente andando a far visita a mia madre ricoverata in ospedale, l'hanno ricoverata in un reparto dove ci sono delle camerate Covid, ovviamente lei l'ha preso e poi l'ha passato a me. Nonostante che fossi sempre andato con la mascherina, purtroppo mi sono infettato anche io. Non l'ho preso in maniera particolarmente pesante, ho avuto la febbre a circa 38, 38 poco più.
Ma soprattutto ho avuto tantissimo mal di gola perché quando nei 2 giorni clou sono stato male in maniera un po' più forte per 2 giorni, poi per il resto la febbre è scemata. Diciamo, 2 giorni ho avuto circa 38 di febbre, poi è scemata fino a scomparire. Nel giro di meno di una settimana la febbre è scomparsa, ma per tornare negativo mi ci sono voluti circa 15 giorni, circa 2 settimane. Nel frattempo, appunto, nei giorni clou in cui stavo peggio, avevo anche del mal di gola, ma ho passato la giornata al telefono per rassicurare parenti e amici che stavo benino. Bene, bene no, ma stavo discretamente bene. E ho sforzato la gola per parlare, appunto, con tutte queste persone. Ho passato ore e ore al telefono. E questo assolutamente non ha fatto bene alla mia gola. E infatti la vera conseguenza che ho avuto a causa del Covid è stato un fortissimo mal di gola. Non ero più in grado di mangiare, di bere, di parlare, di far nulla. Qualunque cosa dovevo scriverla, non potevo parlare nemmeno a una persona che mi stava davanti, figuriamoci per telefono. E ho chiesto aiuto al mio medico, ho chiesto qualcosa, qualche medicina per email. Gli ho mandato un'email in cui gli chiedevo di farmi la ricetta o consigliarmi comunque una medicina per far passare questo mal di gola. Mi ha risposto dopo ben 4 giorni, quando il mal di gola era quasi scomparso, ancora ne avevo, ancora altri 2 o 3 giorni l'ho avuto, e mi ha risposto non con una ricetta, non con un consiglio, ma con una faccina che ride, esattamente questa qua, penso di poterla trovare e ve la metto qui. E si è rifiutato di curarmi. Come mai si è rifiutato di curarmi? Questo dovrà spiegarmelo. Ora ancora non ho avuto tempo di tornarci, dovrò andare da lui, anche perché intendo andare via, cambiare medico. Ovviamente è inutile avere un medico che si rifiuta di curarti. E me ne vado, dovrò andare a prendere le mie scartoffie che sono depositate là. E ovviamente gli chiederò la ragione di questo atteggiamento, ma credo di sapere qual è la ragione. A suo tempo, quando era il momento di fare la famosa punturina contro questa malattia, che è meglio che non nomino perché vengono chiusi i canali, per chi parla in questa maniera, questo ci dice quanta libertà abbiamo in Italia. Decisi, dopo ragionamenti molto sofferti e una decisione decisamente molto difficile da prendere, decisi di non fare appunto la famosa punturina e suppongo sia questa la ragione. Per 4 anni non ho mai preso il Covid, dopo 4 anni l'ho preso anche in maniera non troppo pesante. Nonostante questo, il mio medico si è rifiutato di curarmi, anche altri medici so che hanno fatto la stessa cosa, quindi suppongo che la ragione sia questa. Perché ho deciso di non fare questa puntura? All'inizio ero un fanatico a favore di questa puntura. Ho anche insultato un mio amico che non intendeva farla, esattamente come poi sono stato insultato io per non averla fatta. Avrei dovuta farla il 2 luglio del 2000, 2001, 2000. Nel 2000 credo sia stato, non ho potuto andare al lab a fare questa puntura a causa del lavoro, ero lontano da casa per il lavoro e a quel punto decisi di rimandare a dopo l'estate perché appunto si diceva che durava circa 8 mesi, allora ho pensato a questo punto la faccio ad ottobre in modo che mi dura, ne faccio una all'anno, la rifaccio poi l'anno prossimo ottobre, questa mi dura fino a verso maggio-giugno e ne rifaccio un'altra il prossimo ottobre. Ma per ottobre mi sono reso conto che chi aveva fatto questa puntura prendeva la malattia tanto quanto chi non l'aveva fatta e con le stesse conseguenze. Per cui questo accanimento, questo obbligo di obbligare tutti a fare questa puntura ha cominciato a insospettirmi, non riuscivo a capire la ragione appunto di questo accanimento e mi è venuto qualche sospetto che forse era meglio non farlo e dopo 4 anni non sono affatto pentito della mia decisione, tutt'altro. E nonostante questo, ecco, credo che la conseguenza di questa mia decisione sia stata appunto che il mio medico
si sia rifiutato di curarmi. Ora non so se è così, dovrà darmi le spiegazioni e vedremo, ma sono convinto che sia così. Motivo per cui anche questa è stata un'ulteriore ragione per cui ho dovuto fermarmi dal fare ulteriori video. Ora sono molto in ritardo con lavori anche qui in casa, in giardino, nell'orto, nel frutteto. Io abito una casa che un tempo era di campagna, ancora mi rimane un pezzettino di terra e mi coltivo il mio orto, mi coltivo la mia frutta e ho un ampio giardino davanti casa, anche troppo ampio, che richiede molto lavoro e ovviamente sono rimasto indietro con tutti i lavori che vanno fatti per curare tutto questo e tutto ciò mi impedisce momentaneamente di riprendere a fare video. Ripeto, ho una decina di video di scorta, per cui per almeno 5 mesi non ci saranno problemi. L'attività di questo canale andrà avanti, poi speriamo che riuscirò a ricominciare a fare video e andremo avanti. Comunque, se riesco ad andare avanti, i progetti non mancano, anche senza l'aiuto del nuovo sponsor, che appunto mi avrebbe fornito mobili grezzi, come ad esempio questo che ho trasformato in questo, in un video che vedrete in futuro, e anche senza questo nuovo sponsor i progetti appunto non mancano. Ad esempio, ho la famosa credenza popolare rumena da completare il restauro, anzi l'ho appena iniziato, ci saranno ancora più di 10 video soltanto su questa credenza. Poi ci sarà un corso di restauro di persiane, ho già qui nella mia bottega una persiana su cui faremo ad esempio molti esperimenti per vedere qual è il modo migliore per sverniciarla. Io ovviamente già lo so, però vedo che molti di voi hanno difficoltà, quindi farò vedere tutti i sistemi possibili e vedremo che il migliore ovviamente ne è soltanto uno. E poi mi è stata anche lanciata una sfida, cioè restaurare questo coso, uno sgabello che si usava un tempo per mungere le vacche, come potete vedere, è stato tempestato di chiodi. Il problema più grosso sarà proprio riuscire a togliere tutti questi chiodi senza spaccare il legno. E la sfida che mi è stata lanciata è di farci su due video, non uno, ma due video in due lingue diverse, in italiano e in inglese. E è una sfida che mi intriga, anche se non credo che desterò molto interesse nel popolo anglofono. Però è una sfida che mi piace e intendo farlo, per cui suppongo che riuscirò magari con più lentezza a portare avanti tutti questi progetti e di conseguenza andiamo avanti, piano piano andiamo avanti. Comunque, per proseguire con il discorso del restauro, andiamo avanti. Ora sabato prossimo pubblicherò un video, la terza puntata del corso di restauro delle finestre. Un corso in cui purtroppo sono piuttosto indietro, avrei voluto già averlo finito, ma purtroppo quando era il momento all'Antichità Abelsito mancava un prodotto, l'olio di Tung, perché nella quarta puntata vi farò vedere tante finiture diverse che possono essere fatte in maniera hobbistica, diciamo non finiture industriali che per il nostro argomento non ci interessa. E purtroppo gli mancava l'olio di Tung, ora siamo in inverno e gli oli essiccativi non è il caso di usarli in pieno inverno, per cui la quarta puntata la girerò nella tarda primavera. Ma intanto ci vediamo la terza puntata e vedrete che sarà molto interessante, in cui faccio la pulizia di tutte le ferramenta, le guarnizioni, il rimontaggio e quant'altro. Approfitto che questo video ancora non l'ho finito, perché per aggiungere un'altra cosa ai vari problemi che mi stanno affliggendo oramai da un anno. Vi ricordate la macchina sbattuta che ho messo, la mia auto che ho messo sul mio terreno in attesa di rottamarla quando decideremo quale auto comprare in sua sostituzione? Bene, sono venuti i vigili e mi hanno imposto di toglierla da lì, altrimenti mi fanno la multa. Non posso tenere la mia auto sul mio campo. E vabbè, sono andato con il trattore e l'ho trascinata da un'altra parte. E per completare la frittella, un paio di notti fa sono venuti degli animali selvatici che mi hanno sterminato il pollaio. E con questa nota finale di allegria vi saluto. Ciao!
Ci rivediamo sabato prossimo con il video, la terza puntata sul corso di restauro delle finestre e nel frattempo vi metto qua quattro video che vi potrebbero piacere. Ciao ciao ragazzi, buon weekend!